Va bene, grazie. Sto facendo valutare il mio anello perché ho già perso i miei quadri. Temo possa portarmi via anche questo. Lo indosso sempre perché temo che possa entrare in casa e prenderlo. Ho pensato che il mio dito fosse il posto più sicuro. È tutto ciò che ho e oltre alle spese legali devo mantenere 11 persone e poi mi serve liquidità per la Heart Sphere. A dire il vero mi fa venire la nausea. Ok. Non voglio vederlo mai più. Peccato, è davvero bello. Sì, è l'ultimo diamante della miniera di Golconda. La miniera di Golconda, come già saprà, si trova in India e ha chiuso da tempo. Già. I suoi diamanti bianchi sono di una purezza tale da essere considerati estremamente pregiati. Bene. E quindi diamogli un'occhiata. Vediamo. Un'incisione indica il peso della pietra centrale, che è di 15,28 carati. Ok. Ora conosciamo il peso. Ok. L'abbiamo comprato per 2,5 milioni. Sì. Ora, quanto potrebbe valere? Non saprei. Questo è un colore D. Già. Si capisce subito guardando la pietra. E se il suo grado di purezza fosse massimo, una pietra simile potrebbe valere fino a 3 milioni di dollari, credo. Ok. È straordinario. Prima rappresentava qualcosa, ora tutt'altro. Sì. Che ti emozione. Voglio bene. Emozionata? Sì, lo sono. Io nervosa. Sono molto fiera di Miriam. Avrà un grande successo. Che la dinastia Hart abbia inizio. Abbia inizio. 3, 2, 1.